冰寒的手抚慰我伤口，要亲自医治我的痛。看着你的手，想到你的痛，我顿时我prima stazione, Gesù condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù intanto comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre lo accusavano, i sommi sacerdoti e gli anziani non rispondevano nulla. Allora Pilato gli disse: non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Chi volete che vi rilasci? Barabba o Gesù, chiamato il Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbato in sogno, per causa sua. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: chi di voi volete che vi rilasci? Quelli risposero: Barabba. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue, vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Thank you.
insieme. Noi lo crediamo, Signore. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Tu sei la via, la verità e la vita. Tu sei il nostro Re. A morte hai condannato, piegami a me, schiavo, qua fosse il suo fallire, che se poi l'innocenza e l'ora testa bella, per colpa tua si prende. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Diciamo insieme, perché sei il nostro Dio. Perché sei il nostro Dio. Signore, ascoltiamo la tua parola. Perché sei il nostro Dio. Insegnaci a fare la tua volontà. Perché sei il nostro Dio. Signore, ti offriamo le sofferenze di ogni giorno. Perché sei il nostro Dio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ti saluto, o croce santa, che portassi gloria a loro dei colori di cavalla, ogni vita e la vita.
stazione. Gesù cade sotto la croce la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Benediamo la tua santa croce e redento il mondo. Dal libro delle Lamentazioni. Voi tutti che passate per la via, considerate ed osservate se c'è un dolore simile al mio, al dolore che ora mi tormenta. Insieme diciamo, aiutaci o Signore. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Gesù è aiutato dal Cireneo
a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Diciamo insieme, ti preghiamo, Signore, per la fraternità delle genti, ti preghiamo, Signore, per chi lavora al nostro fianco, ti preghiamo, Signore, per chi è sfinito sotto il peso della propria croce, ti preghiamo, Signore. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gesù asciugato dalla Veronica. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redimi il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Né bellezza per attirare i nostri sguardi. Non splendore per provare in lui diletto, disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Diciamo insieme, conservali nel tuo amore. Conservali nel tuo amore. Ti preghiamo per chi guarisce le piaghe del corpo. Conservali nel tuo amore. Ti preghiamo per i sacerdoti che curano le anime. Madre Maria, nella grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Madre di Dio. Settima stazione. Gesù cade
la seconda volta. Dal libro del profeta Isaia. Si legge. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Gesù, voltatosi verso di loro, disse: figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché, ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli, copriteci. Perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? Diciamo insieme: noi ti preghiamo, Signore. Noi ti preghiamo, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Noi che siamo forti, abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.
diciamo insieme: noi ti offriamo, Signore. Noi ti offriamo, Signore. Le sofferenze dei malati. Noi ti offriamo, Signore. La speranza dei sofferenti. Noi ti offriamo, Signore. Il pentimento dei peccatori. Noi ti offriamo, Signore. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
aumenta la nostra fede. Aumenta la nostra fede, Signore. Quando sono capace, aumenta la fede. Aumenta la nostra fede. Signore, quando ci sentiamo scoraggiati, aumenta la nostra fede. Signore, per poter crescere nel tuo amore, aumenta la nostra fede. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto, in cima a un ramo di soco, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto». E chinato il capo, prese lo spirito. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Bruci hai detto col tuo sangue prezioso. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Tu ci hai insegnato a morire nelle braccia del Padre. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Bruci hai dato anche come fratelli della Santa Chiesa. Ti rendiamo grazie, oh Signore. Tenero.
Santa Madre che voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Alla sera Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato concesse la salma. Egli allora, comprato il lenzuolo, insieme con Nicodemo, lo cavò dalla croce e lo avvolse nel lenzuolo.
Infatti quest'anno ci sarà un'ospensione straordinaria, nel mese di aprile e anche da maggio, con la visita anche del Papa. Il lenzuolo curò molto il corpo di Gesù e su cui rimase impressa l'immagine dell'uomo della croce. Thank you.
疼的手抚慰我伤口，要亲自医治我的痛。看着你的手，想到你的痛，我顿时忘掉自己一天天的痛。看着你的手。